Ciao, ciao a tutti. Oggi sono molto contenta perché ho qui con me Paola. Grazie per questo incontro. Ciao Patrizia, grazie a te. Io sono molto felice di essere qui. Faccio l'architetto, ho sempre progettato come un architetto tradizionale fino a quando ho incontrato Patrizia. Ho fatto anche dei lavori che non mi piacevano. Quello che mi è piaciuto meno di tutti è stato il perito mandato dalle banche per permettere alle persone di avere dei mutui. La problematica nasceva su come venivano gestite tutto di corsa e le pagavano poco, ne facevo 50 al mese, riuscivo ad arrivare a 70 telefonate al giorno, lavoravo anche sabato e la domenica, non c'erano orari, non era un problema di abbondanza, ma il problema era a cosa rinunciavo. Ho cominciato a decidere di smettere di lavorare nel weekend. Dopo 10 anni, ti sembra un grande sogno, ho capito che se continuavo così mi sarei ammalata e poi ero scontenta. L'unico tempo che riuscivo a ritagliarmi era per stare con i miei figli. Una cosa a cui non ho mai rinunciato è stata la meditazione, però mi svegliavo all'alba. Mi è capitato che mio figlio mi dicesse: "Allora, io voglio fare questa cosa con te", lo segno sull'agenda. Quella è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché non è normale e non è concepibile. Poi ti ho incontrata, ci conoscevamo di già, però poi ci siamo perse. E durante le mie meditazioni di quel periodo in cui avevo capito che la mia vita non andava bene, hai cominciato ad apparirmi, ma proprio come la Madonna. Alla terza volta ho detto: "Boh, cerco Patrizia e le dico di incontrarci". E poi anche lì tu non mi hai risposto. Io non sapevo che avevi creato la Divine Connection, perché erano passati 4-5 anni. E quindi mi sono iscritta alla tua pagina Facebook e ho ordinato subito il libro. Ho detto: "Boh, se c'è questa cosa fichissima, ho letto delle testimonianze e la voglio fare subito". E poi sono partita con la Divine Connection e devo dire che quello lì è proprio stato lo step che ha cambiato tutto. È arrivato il tuo libro e io l'ho letto subito quella notte e ho messo subito in pratica. Ho visto che ha funzionato subito. Quindi ho preso dei fogli a quattro e ho cominciato a fare l'elenco di tutte le cose che non andavano nella mia vita. E ho cominciato ad espanderle tutte. Io dicevo: "Ma mi è stata regalata questa bacchetta magica, io voglio usarla". Io ho cominciato a lavorare sull'abbondanza perché io volevo guadagnare quei soldi che guadagnavo senza sbattermi in quel modo. E i risultati si sono visti molto rapidamente. Ho cominciato a chiedere tutte le cose che sapevo che mi avrebbero fatto stare bene. La mia vita è cambiata dai primi 10 giorni. Nel giro di 3 mesi io ho scavalcato la mia vita. Avevo smesso di lavorare nel weekend. Quello spazio che mi si è liberato, io l'ho usato per trasformare tutto, anche perché i risultati erano pazzeschi. Se non sbaglio, in quel dicembre a Rimini hai fatto un tuo live sulle relazioni. 21 anni fa io ho perso mio marito in un incidente stradale e avevo desiderio di portare armonia in questo evento che mi aveva segnato molto. Tu presentavi un intensivo che abbiamo fatto un anno dopo. Quando io ho visto che cosa è successo durante quel live, mi sono registrata perché ho detto: "Questa è roba buona, io ne voglio ancora". Sentivo che non stavo dando un significato alla mia esistenza. E grazie ai percorsi con te, io ho capito che avevo questa missione di vita. Avevo la consapevolezza che le mie progettazioni le portavano amore delle vite delle persone. Vedevo che non bastava e quindi mi sono messa a studiare altre pratiche, però non l'ho sentita una cosa mia. E già una trentina di anni fa avevo incontrato il Vastu, questo metodo indiano antico, 5.000 anni. Ho cominciato a studiare in altre lingue perché in italiano non c'era niente. E a un certo punto, grazie ai lavori fatti con te, ho creato un mio modo di progettare che si chiama Five Dimensional Home, che porta le case a vibrare a una vibrazione superiore. Era un architetto stressatissimo che brancolava nel buio, questo faro che illumina quello che io sono venuta a fare qui, che ha cambiato la mia vita e non solo la mia, anche quelli dei miei figli, e li sto aiutando a trovare la loro strada. Sta cambiando tutto, no? Tutte le persone che mi stanno intorno. Tra l'altro, con vita straordinaria, con questo corso hai proprio un accompagnamento che ti spinge a fare un passo dopo l'altro, ma in modo molto naturale. È stato così seguire il mio cuore, che tra l'altro è una cosa che tu insegni a fare, perché tutti lo dicono, ma non lo fa nessuno. Un allinearsi, un
Fidarsi è un affidarsi, che poi non sei tu che ci dici cosa dobbiamo fare, ci aiuti a vedere meglio in questo percorso, diventi autonomo, indipendente. E questa è una cosa bellissima che non mi è mai successa prima. Sono 30 anni che pratico, tutte le cose che c'erano 30 anni fa, che erano pochissime, le ho fatte tutte. Sì, stavo un po' meglio, non ci sono mai state delle svolte, delle possibilità per dire io voglio questo e adesso so come prenderlo. E invece con te succede. Cioè, io non mi sento bravissima, sento solo di aver fatto quello che dovevo fare. Ci sono stati dei momenti in cui sono caduta, ma mi sono rialzata. In 3 anni la mia vita è stata scaravoltata. Mi sto occupando della progettazione di un resort da urlo nella Repubblica Dominicana, che vibreranno delle energie speciali. Costruirò per me una casa di 200 metri quadri con piscina, più tutte le altre per tutti gli altri, cosa che non mi sarei neanche permessa di sognare. Sono qui a 50 metri dall'oceano, sto lavorando in questo posto bellissimo e tutti mi prendono in giro perché mi dicono: sarà già un lavoro il tuo. Sto realizzando un sogno perché, tra l'altro, quando ho preso la laurea in architettura, io sognavo di progettare un resort, qualche paradiso terrestre. Siccome non succedeva niente, avevo rinunciato a questo sogno che poi è ritornato tutto insieme. Come dire, è stato quello che dovevi fare, ecco il tuo sogno. La mia vita è cambiata. È inutile girare intorno con le parole. Io, da quando lavoro per cambiare la mia vita con Patrizia, ho cambiato. Passo 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 fino ad arrivare a questo risultato strepitoso. Tra l'altro, dopo questo resort ne faremo degli altri, quindi questo è solo l'inizio della magia. Sto lavorando sulla gioia e con la Divine Connection si possono fare delle cose bellissime. Ecco, io sono felice, che forse io non sono mai stata in grado di dirlo, non sono mai stata felice. Adesso dire qui io risplendo, voglio stare qui, è una roba stranissima anche per me. È bellissimo essere felice. Sapevo che ero venuta a fare qualcosa di importante, ma che non lo stavo facendo. Quindi dicevo, io ho buttato la mia vita nel cesso, sono venuta qui, ho sprecato una vita, non ho capito che cosa ero venuta a fare, mentre adesso sto dando un significato alla mia vita, a quello dei miei figli che hanno capito che bisogna seguire la propria strada. Se la mia vita finisse qua, io sarei soddisfatta perché ho dato una svolta importantissima a tutto quello che sono venuta a fare. Io sono qui per cambiare il mondo, quindi mi aspetta ancora tantissimo lavoro, però io ho dato un senso alla mia vita. Prima ero come una persona che brancolava nel buio, ma non conducevo una vita triste, eh? Disperdevo tutto in giro, mi giravo intorno e dicevo, beh, questo mi piace, questo mi piace, questo mi piace, cosa devo fare? Sono andata avanti così per tantissimo tempo. Mentre adesso stringo, è un raggio laser che sa dove sta andando e io sto andando in quella direzione, mi permette di andare più veloce e di stare meglio. Io mi ricordo che la mia ossessione di perché ero su questo pianeta è proprio cominciata quando è mancato mio marito, che dicevo: ma che significato ha tutto questo? Ma cosa sono venuta a fare qua? Per soffrire? Ma che senso ha? Le risposte adesso ci sono. Sono nel mio scivolo e l'acqua mi sta portando dove devo andare. Oh, guarda Paola, io ti ringrazio tutte le volte che ti vedo, Io ti ringrazio. è veramente emozionante ed è per questo che anch'io faccio tutto quello che faccio per questi risultati. Quindi ti ringrazio tantissimo di aver condiviso con tutte le persone che ti guarderanno il fatto che cambiare le cose è possibile. Se può servire, io dico anche che ho 57 anni, non è che sono una ragazzina con tutto di fronte e se ce l'ho fatta io 57 anni, per quanto mi riguarda, ce la possono fare tutti. Fare le trasformazioni è stato molto graduale, molto naturale. Quando sai che stai seguendo la tua strada, le risposte arrivano. Avevo già fatto dei passaggi nella mia vita, ho insegnato per 15 anni. A un certo punto ho detto l'insegnamento non mi piace più, ho cominciato a fare l'architetto da zero, ho fatto questo passaggio e poi piano piano ho fatto tutti gli altri. Quindi la leva che fa muovere queste scelte è io sono venuta qui per essere felice. Ogni tanto qualcuno mi dice ma come fai? Io voglio stare bene, da qui in poi deve essere ancora meglio, io voglio essere felice e nonostante tutto quello che sta succedendo nel mondo, perché anch'io vivo su questo pianeta, è come se io avessi scelto di seguire la mia strada, tutto il resto non mi interessa. Poi chi mi chiede aiuto, io ci sono. Non è che faccio questa cosa per essere un esempio, però so
di essere un esempio. Grazie di cuore Paola. Grazie Grazie Patrizia, grazie a te. e un abbraccio e ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.